Buonasera e bentornati amici di Formula Italian Team, terzo ed ultimo giorno di gare, di sfide, qui del torneo Fit Rocket Christmas su Rocket League. È stata un'esperienza nuova, è stata un'esperienza estremamente divertente. In questo terzo ed ultimo giorno si fa sul serio, andranno in onda, andremo a vedere le due finali, ovvero quella per il terzo e quarto posto e quella ovviamente per il primo e secondo posto. Avremo sette incontri, quindi si tratterà essenzialmente di una sfida alla meglio dei sette, quindi dovremo vedere quale sarà il team che arriverà eventualmente per primo a quattro vittorie nel corso di questi sette round. Alle 9:30 era già prevista la partenza della prima sfida nel teatro, insomma, della sfida. Per questo terzo e quarto posto sarà il Manfield con modalità nevoso, mentre poi avremo la sfida per il primo e secondo posto nell'Utopia Coliseum in modalità innevato. Sfida tra i Mighty Rocket di Mark 17 di Erlong e Mr. Crive contro i The Gumbro Guys di Mr. X, Lopeschi e qui presente Hiroshi per la finale terzo e quarto posto. Mentre poi, come detto, verso le 22:30, insomma, a seguire. Dopo la finale tra la terza e quarta classificata, avremo poi la sfida finale tra gli Air Force Gatuan di Bucci 28, Una Pulitan ed Alberto 222 contro i team Rocket Blind di Krikolen, Stem e Melissano. Da parte di Raffaele Lelli, una buonasera a tutta quanta la chat, in arte Hiroshi, una buonasera a tutta la chat, un saluto a tutti quanti e credo che già lascio una palla il microfono, salutando anche la regia di Bendy, ciao Ale, sei bellissimo, lascio il microfono a Luca Flaminio. Buonasera a tutti. A Luca Flamini e Simone Fracchiolla, Flemin e Stem che vi accompagneranno nel commento di questa prima serata, perché io la devo andare a giocare, quindi ci sentiamo più tardi per la finale primo e secondo posto. Buonasera e ciao ragazzi. Eccoci, pronti, prontissimi. Una volta mi hanno detto: se ci credi davvero, nella tua vita puoi realizzare tutto. E allora, un po' ero portiere di calcio, un po' ho corso nei videogame e alla fine mi sono ritrovato a guardare delle macchine e a commentare delle macchine che corrono dietro ad un pallone. E finalmente mi ritrovo qui in compagnia del nostro Simone che già sta ridendo. Simone, dici anche la tua. Già dico che non vedo l'ora che inizi questa partita, perché già il sogno mio che gioco a calcio, cioè che ho giocato a calcio, e la passione delle macchine, avere questo gioco qua con le macchine e il pallone è un qualcosa di assai divertente. Poi se ci mettiamo anche tante altre cose che ci sono dentro a sto gioco, quindi ci sarà veramente da divertirsi in questa partita qua. Non so quanto dovremmo ancora aspettare, quali sono i tempi d'attesa Stanno partendo adesso, penso, perché vedo che c'è il Perfetto, sì. caricamento. Esatto. Chiamati, nominati e visti, come si dice. E quindi si sta per partire per Eccoci. questa partita. Adesso aspettiamo che tutti quanti siano allineati, quasi in griglia di partenza, possiamo dire, per questa lotta per il terzo posto di questo torneo. Eccole. 3, 2, 1, via, si parte! Vediamo cosa succederà. Anche perché, insomma, la situazione. Attenzione! Partono subito con Lopeschi che va a segno. Occhio! Eh sì! È andato a segno. È un errore difensivo perché si sono fermati. Praticamente Mark ha fatto retromarcia e ha regalato questo tap-in vincente a Lopeschi in una maniera un po'. Forse sono andato un po' in confusione in difesa la squadra di Mighty Rocket. È un po' come se fosse successa una partenza opposta Sì. a quella della prima partita che abbiamo visto in precedenza. Stavolta lo svarione difensivo, dopo poco più di 10 secondi, è toccato ai ragazzi di Mighty Rocket. Quindi sono sicuro 1-0 dopo neanche 30 secondi dalla sirena d'inizio. Sì, attenzione che ripartono come dei diavoli della Tasmania, possiamo dirlo così, la squadra dei Mighty Rocket con Krivia che va subito a stoppare questa palla, poi Long se la porta sulla barriera ancora con Hiroshi che alza questa palla Occhio. pericolosissima, va a sbattere sul palo e si salva, poi alla fine Hiroshi rimedia l'errore che ha appena fatto, poi Long gli regala questa palla e grandissima l'opportunità da parte di Hiroshi che però purtroppo non è riuscito a finalizzare ancora con Long che si porta ancora la palla, si arrampica sulla barriera, ancora sui muri, poi riesce a spingere questa palla, poi non c'è nessuno a rimorchio per riuscire a mettere questa palla in rete. Mark vola in cielo per cercare di almeno di spingerla in mezzo. Alla fine poi ci pensa i Real Hiroshi a spingerla via, però Mark ancora grandissima giocata, però non è sufficiente.
ancora la palla a centrocampo con Lopez, che adesso prova a spingere. Long rimedia, riesce a difendere, poi arriva Mark in aiuto ancora con Lopez, che va subito a riprendere questa palla. Lotta dura tra Lopez e Mark, 17, finta forse da parte di Mark, poi Lopez mette questa palla al centro. Peccato che non ci sia nessuno a rimorchio per mettere questa palla ancora in porta. Arriva poi la palla che viene spazzata da Crive, un po' in confusione la squadra. Adesso sono un po' in confusione, vedo, tutte e due squadre, perché hanno iniziato un po' titubante questa palla rischiosissima da parte di Roshi, che stava per regalare un gol facile facile a Long, che purtroppo non è riuscito a colpirla nel modo giusto. È una fase di studio, ma direi che i mai dire Rocket si devono dar da fare, perché il punteggio si è dato davvero, e stiamo a metà partita. Eh sì, sono partiti diciamo benissimo la prima partita, poi non so per quale motivo, magari era una partita di riscaldamento per quanto riguarda la squadra di Degumbro Guys. Attenzione, errore da parte di Long, Lopez che alza con la palla, arriva come un falco Hiroshi, ma non riesce poi a concludere perché c'è la copertura di Mark 17 che si accompagna a questa palla sulla fascia. Ernesto vola, Mister X che va a cercare di coprire questa palla, la palla rimane lì, Mark prova la conclusione ma non riesce a beccare la porta. Ancora la grande difesa dalla parte delle Gumbro Guys, ancora la Long, la palla che viene ribattuta ancora da parte di Hiroshi, poi Marco, una palla a campanile, va a sbattere sulla barriera, qua sulla traversa, Long ancora non arriva a prendere questa palla. Allora Hiroshi, occhio Hiroshi, contropiede che però viene intercettato. Attenzione, errore, Lopeschi, grandissimo salvataggio sulla linea. Sulla linea Mister Crive salva questa palla incredibile. Allora Long cerca di spingere il più lontano possibile dalla loro porta e cercare di mettere questa palla dentro e cercare anche di rimediare, di ritrovare la rete del pareggio, però la palla rimane sempre in quella zona lì, sulla fascia destra da parte dei Rocket. Mamma mia che conclusione, Lopez che fa un miracolo, poi arriva Marca, ancora niente da fare, Long ancora un po' incasinati la squadra del Gumball Guys, un po' diciamo preoccupati. Oh, impegno sbagliato, sì, mamma mia, attenzione, attenzione, vola tutte e due i Roshi e non riescono però a prendere la palla. Occhio Lopeschi, Lopeschi prova la conclusione sulla fascia ma niente da fare, non riesce a beccare la porta. Arriva Hiroshi ancora con grande cattiveria, la palla viaggia, Mark vola, prende questa palla, si arrampicano in due per cercare di spingere il più lontano possibile. Arriva Long con grande cattiveria, spinge la palla ancora, non è ancora sufficiente, vediamo se riuscirà a mettere la palla in mezzo, niente da fare. Arriva molto bene Mister X che vola su questa palla, attenzione a Lopeschi, bravissimo ancora a coprire il tiro di Long, ancora a Mister X che riesce a smarcarsi il tiro di Long, pericolosissimo, traversa clamorosa, e poi in due vanno a lisciare la palla. Occhio al contropiede perché può essere un'azione veramente pericolosa, 16 secondi alla fine, ancora Mark che prova a spingere questa palla in rete, attenzione Hiroshi, facilissimo per lui per parare questa palla, Long cerca di rimetterla in mezzo, non ce la fa, i Degumbro Guys tengono la palla sull'angolino, attenzione, il tiro e la rete, il tiro a 3 secondi dalla fine, il pareggio incredibile da parte dei mai dire Rocket, errore forse da parte della difesa dei Degumbro Guys con Hiroshi che ha saltato e poi si è scontrato mi sembra con Mister X. È un classico dei finali di partita, nella confusione, sì, nella tensione per cercare di allontanare la palla a tutti i costi sapendo che mancano pochi secondi, si è arrivati a un errore decisivo che ha concesso un pareggio che potrebbe costare carissimo nell'economia della serie. Attenzione perché adesso si è iniziata abbastanza bene questa palla, vola Lopeschi, grandissima copertura, poi Crive mette la palla al centro, attenzione Mark la liscia, c'è Long in rimorchio, non riesce però a concludere perché era messo male. Attenzione, grande ancora Lopeschi qua che copre, pressano molto la squadra dei Mighty Rocket, invece rimangono in difesa, la squadra dei Degumbro Guys saranno in tre in porta per riuscire a buttare questa palla via. Attenzione, porta vuota, Long cerca conclusione, non ci riesce, ha sterzato malissimo, ha sterzato malissimo, però la palla rimane ancora nell'area di rigore di Degumbro Guys, colpo vincente da parte di Dr. Long che si porta a casa il primo round.
di questa incredibile partita. È arrivato più in alto di tutti e ha anticipato Mister X e Hiroshi. Grande gol da parte dei Mighty Rocket, che diciamo rimediano alla partita di prima, visto che c'è stato questo problema tecnico, e si portano a casa questo primo round. Diciamo ecco, una partita diciamo molto combattuta rispetto alla prima, perché abbiamo visto che i Gumbro Guys nella prima partita hanno diciamo sofferto tanto, e qua invece si sono dati tanto da fare, però purtroppo ci sono stati degli errori incredibili che però hanno compromesso anche questa partita. Vediamo se nel secondo round riusciranno a rimontare, a rimediare anche alla partita precedente. Si inizia 2-1, palla al centro, si parte con di nuovo Lopensky, che va subito a colpire questa palla, anticipa marca 17, ancora Long, scatenato questa partita. Long veramente è un gattuso della situazione, è veramente dappertutto. Soprattutto io lo dicevo già, occhio Mark, grandissimo pallonetto da Mark, scusami, grandissima giocata da parte di Mark 17, che diciamo dopo una confusione in area è riuscito ad anticipare Mister X, e poi Lopez, che era in ritardo, cioè era troppo avanti, non è riuscito ad anticipare questa palla. Vai pure. Dicevo, lo avevo detto in precedenza, quel pareggio era pesantissimo nell'economia della serie, perché i ragazzi dei Gumbro Guys sono rimasti praticamente in vantaggio per tutta la partita, per poi vedersi ripresi all'ultimo istante e perdere la partita ai supplementari. Ora sono sotto di un gol in gara 2 e sotto di uno nella serie, quindi credo che parleremo di questa gara 1 a lungo. Tutta la serie. Eh sì, e tra l'altro vedo che i The Gumbro Guys comunque non stanno attaccando, perché sono praticamente dietro. E attenzione Hiroshi, che adesso riesce a lanciare questa palla, ma il problema è che non c'è mai nessuno là davanti. Adesso ci provano Hiroshi e Lopensky, i due diciamo che hanno un po' intimorito le altre squadre, ma c'è da dire anche che Mister X non è stato da meno. Però diciamo che in questa partita li vedo un po' titubanti, un po' preoccupati, anche perché magari la squadra dei Mighty Rocket, diciamo nella loro testa magari dicono non hanno niente da perdere, oramai ci giochiamo il terzo posto e come va, ma l'importante diciamo che non mancano le sorprese. Attenzione, Crive che prova adesso ad andarsene via, arriva Mark che prova a volare, a prendere questa palla, è in controtempo Hiroshi che esce, poi rientra dalla porta, cercando ovviamente di non prendere un gol dopo un errore difensivo da parte delle Gumbro Guys. Arriva Lopensky che si scontra in volo con Mark 17, riesce a sbarazzarsi di Dr. Long, arriva Hiroshi che però non riesce a concludere in porta. Attenzione, la palla viene spazzata, occhio che la porta è vuota, arriva Mister X in aiuto, occhio a Long, finta di Mister X che però riesce Long a sbarazzarsi, la palla ancora rimane lì, confusione nell'area di rigore da parte delle Gumbro Guys. Allora riesce Lopensky con questa palla, cerca di andare in contropiede, Crive quasi un errore su, attenzione Long che adesso si porta via la palla in mezzo, pericoloso, Mark vola ma non riesce a prenderla, è troppo in basso, allora Hiroshi spazza via questa palla, allora Lopensky lo accompagna, lo aiuta, Crive in difesa, anzi no, era Mark, occhio Mark che mette questa palla pericolosa, Hiroshi non è riuscito perché è bravissimo Mark a disparare. Ma attenzione, occhio che la porta è vuota, occhio che non c'è più nessuno in difesa. Rientrano adesso i Gumbro Guys e devono cercare ovviamente di rimontare, di rifarsi, perché è veramente difficile. Attenzione a Marco, questa è una brutta palla da parte. Mamma mia, attenzione, porta vuota Long! Errore clamoroso in difesa da parte dei Gumbro Guys, con Lopensky e Mister X, credo, no, Hiroshi e Lopensky, che sono andati diciamo un po' in confusione in difesa. Beh sì, qua c'è stata un po' di confusione, proprio tra l'altro credo per i Gumbro Guys nel momento migliore. Attenzione! No, deve soltanto spingerla, non ci riesce. Attenzione, arriva Hiroshi! Parata! Grandissima parata di... Sta facendo un partitone Long questa sera, veramente incredibile. Mamma mia, quasi a rete. Arriva Crive, non riesce. No, è la marca, ha provato la conclusione.
però non è riuscito a beccare la porta. Attenzione a Mr. X che adesso prova a partire in contropiede, c'è il pressing di Crive che non gli lascia strada, non lascia spazio. Mark si sposta, questa palla arriva ancora a Crive in aiuto, Lopensky chiude la porta, un minuto e mezzo alla fine del secondo round. Attenzione, in due su questa palla, vanno a vuoto i The Gumbro Guys. Allora Long ancora con la palla, se la porta a spasso, se la porta sulla barriera, si alza la palla, si dribbla anche tutti, prova la conclusione. Se riusciva a fare questo gol così me ne andavo. Mamma mia, che cosa avrebbe fatto Long se riusciva a mettere questa palla così. Mamma mia, io ancora Mark ci prova, quella palla che va ancora a campanile. Long ancora, strepitosa la partita di Long, ma noi la togliamo anche gli altri ragazzi con i Roshi che adesso prova con un batti ribatti, però purtroppo la palla va a finire fuori dalla porta. Allora Crive con la palla prova ad andarsene, lo stop di Mr. X, poi ancora Long strepitoso, ancora Mr. X, Long, il palleggio, si alza la palla, attenzione, arriva Mark e continua il palo, il palo clamoroso a porta vuota. Ci prova Mr. X, prova tutto per tutto, ancora Long in copertura, la palla ancora in area di rigore. Mamma mia, attenzione ancora Lopensky con la palla, ancora Lopensky che va sulla fascia, la prova a buttare in mezzo, vediamo se arriva qualcuno al rimorchio. Prova Mr. X, bravissimo, ancora la copertura di Mark 17, arriva Long che, anzi no, Clive che cerca di arrivare su questa palla, ancora Hiroshi ancora, grande giocata, ancora la copertura di Mark 17, poi Lopensky ancora, si prova a portare la spalla sulla fascia, rimbalza tutti a vuoto, poi arriva Mark a rimediare l'errore, ancora 10-9 secondi, poi ancora Long, stoppa la palla, attenzione, Crive, non c'è nessuno dei The Gumbro Guys che prova la conclusione di Mr. X che prende la traversa, la palla ancora viva e poi alla fine finisce anche questa seconda partita da parte dei Mighty Red Rocket. Io devo dire che in questa partita ho visto un Long Luca veramente stratosferico, cioè non so se l'hai visto anche tu, ma complimentissimi in questa partita. Assolutamente sì, Long davvero in grande forma insieme a Mark, autore dei due gol della squadra. Ancora una volta una partita comunque molto equilibrata, 4 tiri per Mighty Red Rocket che ha messo a segno quindi la metà dei tiri effettuati, il 50%, ma 3 tiri anche per gli avversari, The Gumbro Guys, che non si sono poi comportati ancora una volta così male. A smentire quanto successo nella prima partita annullata della serie, stavolta i The Gumbro Guys hanno stretto davvero due viti dietro in difesa, due gol tutto sommato non sono assolutamente impossibili, sono stati un pochettino più sfortunati in avanti, hanno subito una prima parte di gara in cui i ragazzi di Mighty Red Rocket sono stati molto molto decisi ad imporre il loro gioco. Eh sì, adesso bisogna vedere se The Gumbro Guys riusciranno a rimontare. Momento sono veramente in svantaggio, adesso abbiamo visto un'occasione persa da parte dei The Gumbro Guys con Hiroshi che è andata a vuoto su questa palla che poteva essere il gol del vantaggio di questo round. Deviazione molto pericolosa, arriva, si arrampica là sopra Mr. X che però purtroppo non riesce a toccare la palla, la stoppa Long, poi arriva con grande cattiveria Lopensky che però riesce a spazzare la palla a vuoto, 2 dei The Gumbro Guys, Long è solo, mamma mia cosa è a salvare adesso Lopensky, attenzione ancora la palla a campanile, vediamo se tocca, se toccava sopra il tetto tornava in porta, sicuramente questo sarebbe stato cosa, avrebbe toccato il soffitto, la palla ancora alta, Mr. X stoppa, si dribbla Mr. Crive, ancora prova ad andare, bravissimo Mr. X di forza e poi la palla viene spazzata via, ancora a centrocampo, la va a prendere Long, bellissimo duello tra parte di Long e Lopensky, poi grandissima la copertura del The Gumbro Guys, tiro lontanissimo, traversa clamorosa da parte di Lopensky, pericolosa, attenzione perché adesso i The Gumbro Guys stanno attaccando, cercano, vogliono praticamente rimontare, e il tiro sbagliato da parte di Hiroshi, che occasioni perse da parte dei The Gumbro Guys, Luca, ancora con Mr. X che cerca la risposta, attenzione là davanti, Crive si avventa su questa palla col subito, eh sì, Lopensky bravissimo qua a stoppare questa palla, poi ancora palla campanile, vediamo chi la va a prendere, vola Lopensky, niente da fare, vediamo Mr. X, errore anticipato da Crive, poi bravissimo Hiroshi a liberarsi, confusione, forse un errore di chiamata da parte di Hiroshi e di Mr. X che poteva andare soltanto uno, ancora in due per cercare di spingere la palla il più possibile, attenzione Lopensky, Crive che stava tornando tranquillo in porta, il tiro da parte di Hiroshi
La palla è ancora lì, ancora batti, ribatti, niente da fare per i De Combro Guys che stanno facendo di tutto e di più per buttare questa palla dentro. Occhio al contropiede con Mister X che si porta la palla sulla fascia, sulla barriera, attenzione, mamma mia, no! Mamma mia, Crive! Clamorosa occasione ancora persa da parte dei Mai Dire Rocket, ma soprattutto un pressing incredibile, costantemente da parte dei De Gumbro Guys. Ancora Hiroshi che si porta a spasso la palla sulla fascia, viene anticipato da Long, la palla ancora a centrocampo, liscio clamoroso, liscio clamoroso, porta libera, però sbaglia Long, attenzione, traversa clamorosa, cosa stavamo per vedere, ancora l'errore che poteva costare veramente caro ai De Gumbro Guys. Lo stop da parte di Long che cerca adesso una risposta, cerca di buttare via questa palla. C'è un po' di esplosioni da parte di Long che è veramente indemoniato. Mi ricorda Gattuso, Lucas. Se apro questa piccola parentesi perché lo vedo scatenato. Beh, veramente grintoso, poi bravissimo Mark ancora sulla conclusione. Vola, colpisce questa palla pericolosissima. Non c'è nessuna rimorchio per buttare questa palla in area in porta. E allora riparte la squadra di De Gumbro Guys, grandissima ancora. L'1-2 da parte di Lopeschi, grandissima ancora la copertura da parte di Mai Dire Rocket su questo 1-2 da parte di Lopeschi e di Roshi. Long vola, palla a campanile, stop da parte di Lopeschi, occhio perché era veramente pericolosa questa palla. Lo stop da parte di Long che libera, occhio, oh, occhio, questa palla pericolosa, vola poi, bravissima copertura da parte di Roshi che adesso si alza questa palla. Lo aiuta Lopeschi, lo accompagna. Vediamo se riesce a sbarazzarsi di Mark 17. Però ancora molto molto chiusa la squadra dei Mai Dire Rocket. Sono intralciati fra di loro Hiroshi e Lopeschi. Altrimenti la palla era di uno di loro che avrebbe potuto sì. Andare in porta. Attenzione, pericolosissima questa occasione da parte di dei guys che hanno tanto di prendere il gol a pochi secondi dalla fine di questo round. Che se dovesse finire così andrebbero di nuovo i supplementari. Liscio clamoroso da parte di Lopez che Mister X che regala questa palla pericolosa. A Mark, grandissimo recupero da parte di Lopez. Che cosa ha salvato adesso Lopez, che ha rimediato un errore pazzesco. Mark alza questa palla, non c'è nessuno a campanile. Arriva adesso come un falco Mister X, palla che rimbalza pericolosissimamente in area di rigore. Ancora 20 secondi al termine, ancora 0-0. Lopeschi si porta questa palla dietro, pericolosissima, Long colpisce, la palla si innalza, in tre su questa palla, Dio, pericoloso, fuori, peccato, era una grande occasione, no, che traversa clamorosa sulla linea, vediamo se arriva qualcuno a ributtare là dentro, vediamo la palla ancora alta, deve cercare qualcuno, non ci riesce, non ci voglio credere, incredibile. Non ci posso credere, Mister X poteva fare il gol che poteva rimediare, cioè riportare le cose un po' tranquille. Però attenzione perché questa palla è veramente pericolosa, ancora in area di rigore dei Mai Dire Rocket, dei De Gumbro Guys stanno attaccando come non mai, stanno pressando veramente tanto, ha alzato il pressing, hanno messo pressing davvero, sarebbe davvero una beffa. Occhio, questa conclusione, occhio a Mark 17 ancora, palla veramente pericolosa, rimbalza sull'angolo, Long è grandissimo, parata di Mister X che però non è finita, il tiro sulla ribattuta, Mister, mamma mia, Mister Crive, che rischio ancora, i De Gumbro Guys stanno cercando la rimonta, stanno cercando, ma soprattutto non sono da meno i Mai Dire Rocket, di Mark 17 che ancora si alza questa palla, occhio, porta vuota, non ci posso credere, una sentenza decisiva nella serie. I De Gumbro Guys ci hanno provato in tutti i modi, che sia sicuramente la sconfitta meno meritata della serie, vediamo, magari le statistiche mi daranno ragione. Sì, ma più che altro abbiamo visto un De Gumbro Guys diciamo molto molto scoperti in difesa, dove ovviamente poi la squadra dei Mai Dire Rocket ne ha approfittato con grande calma, sono riusciti a trovare il gol, hanno trovato anche i gol negli altri round, ma soprattutto anche qua, diciamo qua hanno faticato un po' troppo, perché abbiamo visto che poi i De Gumbro Guys hanno cercato di ribaltare la situazione, ma purtroppo con una serie di errori incredibili non sono riusciti a mettere a segno una rete. È veramente un gran peccato, perché se fosse andata dentro la palla di Mister X che è rimbalzata sulla traversa e sulla linea, sarebbe diciamo finita sul 2-1 il primo round. E adesso ultimo possibile round, il match point, palla già subito velenosissima da parte
dei mai dire Rocket con Long, che ha ancora Long per incredibile, va su questa palla con grande cattiveria, poi arriva Krive a dargli una mano, palla ancora a Campanile, Mister X in porta, attenzione in due su questa palla, rischiosissimo. Lopensky si spinge col boost, ancora accelera Lopensky, alza la palla, attenzione, vediamo se arriva il marco, qualcuno, non ci posso credere, non ci posso credere, incredibile, incredibile, attenzione a Long, vediamo se alza questa palla, perfetta in area di rigore, mamma mia che perde, e vabbè, poi arriva Long e dice va bene ragazzi, non vi preoccupate, ci penso io, però comunque diciamo un po', diciamo molto 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 in difficoltà i The Gumbro Guys, perché sono veramente, non so se magari sono diciamo un po' preoccupati oppure non hanno la forza, perché vedo anche questa ribatto e non ci può. Comunque in ogni caso è stata una serie più equilibrata di quello che è sembrato. Questa gara 4 sta andando discretamente, diciamo, in direzione contromano. Però gara 1, 2, 3 se la sono giocati davvero alla pari. Gara 1, gara 3 decise ai supplementari, da episodi abbastanza singoli, e sono anche le due chiavi di volta principali di questa serie, che credo si stia ben indirizzando verso un 4-0. Eh sì, sul 4-0, e adesso hanno rischiato anche di prendere il terzo gol. Fortunatamente c'è stato Mister Krive che è rimasto in traiettoria della palla sul tiro di Mark 17, che purtroppo però non è andato a segno questa palla. Ancora i The Gumbro Guys con la palla tra i piedi di Mister X, sono in tre praticamente su questa palla, tutti a caccia del pallone per cercare di magari di fare una cosa, di fare un gol alla prova. Lopeschi da lontano, ancora niente da fare, la palla era già sul palo esterno, vola ancora Hiroshi, niente da fare per i The Gumbro Guys, viene, attenzione al contropiede, Long il velo, arriva Krive in aiuto e vabbè. Contropiede inevitabile con i The Gumbro Guys che si erano già spinti in avanti, chiamati a ribaltare un risultato improbabile, 2-0 dopo neanche 40 secondi di gioco. Ovviamente questo porta a praterie che diventano palesemente facili da sfruttare per i mai dire. Buonasera e bentornati amici di Formula Italian Team. Dopo la finale per il terzo e quarto posto è essenzialmente tutto pronto all'Utopia Colosseum. Aspettiamo che sta già scendendo la neve, la vediamo, vediamo anche le vetture pronte, i giocatori pronti a giocarsi quindi questa finale per il primo e il secondo posto. La sfida essenzialmente tra gli Air Force Get One di Bucci 28, una Puritan e Fit Alberto 222 contro il Team Rocket Plant, un team che era nato essenzialmente dal nulla con le iscrizioni singole dei giocatori a questo torneo, non si erano iscritti come team già formato, si sono trovati e si sono trovati bene. Krikolen, Stem e Melissano 98. Andre, come detto da Ernesto, uno degli organizzatori del torneo ieri in chiusura, purtroppo la finale che ci aspettavamo l'abbiamo vista, c'è stata ieri in semifinale tra gli stessi Air Force Get One, senza togliere nulla ai Team Rocket Blind, e i mai dire Rocket, visto che ieri in semifinale abbiamo visto una partita vibrantissima con una sfida assurda tra i due playmaker, tra i due fantasisti dei due team, Marco Lucconi e Alessandro Verni, Mark 17 e una Pultan. Cosa dovranno fare i Blind, il Team Rocket Blind, per contrastare un Napo che è essenzialmente il trascinatore degli Air Force Get One, con comunque un Bucci molto solido, un Alberto che ogni tanto ha qualche estro di fantasia? Paradossalmente non lo so ancora. non ne ho idea. Perché si tratta di capire. No, sto ancora cercando di capire. Stiamo cercando di capire con i miei due colleghi ancora cosa potevamo fare in più. Sicuramente magari in certe situazioni ci siamo disuniti, andavamo in tanti sulla palla, quindi non andava tanto bene, non coprivamo bene il campo, e quello forse è il consiglio che posso dare ai Rocket Blind: coprire il campo e non andare in più di uno sul pallone, perché ovviamente loro Napo, vabbè, lo sapevamo, era molto forte, e poi gli abbiamo concesso qualche gol troppo facile, però dai, forti, quindi meritano di star lì,
in porta i Rocket Brind hanno Melissano, e ha fatto vedere nei quarti di finale di essere un grandissimo portiere. Io mi affiderei sì, in Sdem e Krikonen, mi affiderei tantissimo a Melissano, e con, appunto, con l'abilità che ha lui, poi mandare in contropiede gli altri, perché gli Air Force Gatuan attaccano tutti insieme, non rimane uno dietro, e questo infatti è uno dei motivi del perché non siamo quasi mai riusciti a ripartire in contropiede, non siamo riusciti a essere pericolosi su queste cose. Niente, vediamo cosa sarà. Mi aspetto una bella partita comunque, speriamo sia abbastanza combattuta. Molto bene, siamo quindi in attesa che il tutto inizi. Questi consigli per i ragazzi del Blind, e come detto da Andrea in precedenza, finora abbiamo visto sempre giocare con Melissano in porta, cercare di lanciare, soprattutto su uno Sdem, in realtà, che ho sempre visto un po' il libero, il mediano libero che fa tutto quanto davanti alla difesa, e un Krikonen e un Christian Redelli che... cresciuto particolarmente bene, l'avevo visto alle prime partite un po' in difficoltà nei gironi, poi già da ieri mi ha particolarmente sorpreso, anche lui è un po' la scheggia impazzita, ecco, uno dei ragazzi che mena tanto. Dall'altra parte del team Bucci è il solito giocatore di sfondamento in effetti, mentre come detto Napolitan lo aspetteremo quasi sicuramente nella sua area piccola per poi tentare qualche tiro da lontano e ovviamente attaccare quando la squadra salirà. Siamo ancora in attesa che il tutto inizi, non ho messaggi di difficoltà, di ritardi, di problemi, quindi essenzialmente diamo l'ok ai piloti, magari io glielo do anche qui tramite chat per manca uno finale. No, sono tutti. Magari non lo vede Napo, però io lo vedo. Ah, in bagno. Pit stop. Io direi test antidoping dopo. Sì, no, ma la verità è che Badolato è lì con il test pronto a verificare che sia tutto a posto. Classico test a sorpresa. Ora scusatemi, io, dato che domani è il 31, potremmo fare una live, tanto saranno tutti a casa, con il buon Andre che dà gli auguri di buon anno e speriamo che sia migliore. Io la butto lì, una maratona aumenta tempo fit. Il discorso del presidente, cari cittadini, un ringraziamento alle forze dell'ordine, ai direttori di gara. Mi piace ringraziare i direttori di gara. Beh, dai, merita, questa merita. Che e ancora adesso stiamo cercando di capire. Perché alla fine si tratta di capire, effettivamente. Stanno partendo. Ci siamo, oh, ci siamo. Molto bene, diamo un senso alla serata e non ai nostri sproloqui. Un saluto anche a Marco Lugoni. Magari ci potrebbe stare, magari non con le lenticchie e il coteghino pronti, però... verso le 9, insomma, per digerire la prima cena e fare una mezz'oretta così, perché no? Magari se riusciamo ad organizzarci una chiacchierata, un tirare le somme sul 2020, che sì, per quanto riguarda la realtà è stato molto chiuso, mentre per quanto riguarda il virtuale invece ci ha aperto le porte a tantissimi eventi con diversi forum internazionali, la Formula Europe, un sacco di eventi, un sacco di soddisfazioni. Questo approdo su Rocket League, questo ritorno in realtà su Rocket League ci darà ancora di più di divertimento. Siamo pronti quindi a vivere la finale. Perdonatemi, la stavo vedendo su Twitch, quindi è già iniziato. Torno a vederla in diretta su Twitch, perdonatemi. Ero irritato con una decina di secondi. Spinta all'attacco e subito una punta di scatena. Si conferma Alessandro Verni. Spinge, ha spinto parecchio. Di solito parte sempre dalla sua tre quarti, dalla retrovia, essenzialmente dalla porta. Uno il tiro, questa volta è riuscito a salire bene. È arrivato a tu per tu con il portiere. Probabilmente 5 secondi, un po' la mazzata. Dopo 25 7 round da 25 minuti. Sì, ovviamente è la meglio delle 7. Con l'eventuale 4-0, prima la partita finita in precedenza, sarebbe già il termine, ma è assolutamente lontano questa possibilità, almeno per ora. Abbiamo appena iniziato, Krikonen purtroppo va a vuoto, la palla che arriva a Melissano viene spazzata, non riesce Sdem a spazzare, ancora una volta Bucci di irruenza. Purtroppo Melissano l'aveva tolta dalla porta, non ci è arrivato Sdem. Sì. Non un grande inizio, due tiri, due gol.
Discreta difficoltà, almeno per questo nemmeno primo minuto. Questi 46 erano, visto che eravamo a 4 e 14. 46 secondi. E intanto Alberto tiene la palla lì sulla fascia, viene anticipato da Stem. Prova a dare orgoglio al team Rocketplanet, tenta di mettere una palla in mezzo, si accartoccia per la verità un po' su se stesso. Ancora una volta Bucci a liberare, poi spicca anche il volo, ci ha provato anche Melissano il contrasto in aria. Palla che rimane sulla fascia di destra, si sta giocando tutta lì questa azione. Ci spostiamo verso il centrocampo con Krikonen, che in realtà anticipa Melissano, suo compagno di squadria. Continua a spingere Cristian Redelli, arriva a mettere una bella palla in mezzo, bella giocata di Cristian, però viene anticipato da Alessandro Verni. Prova da fuori Melissano, addirittura da centrocampo a tirare, ma impatta sul palo di sinistra, palla che poi arriva ad impattare anche sul palo però dei team Rocketplanet. Il volo di Bucci, gran volo, ma mamma che è dormita dietro. Credo Melissano non avesse busto perché era appena rientrato in difesa, non so. Krikonen ci ha provato a saltare, a schiacciare eventualmente nei confronti di Bucci Melissano, ma non ce l'ha fatta. Allora 3-0 dopo un minuto e mezzo all'incirca di partita, di nuovo face to face a giocarsi, a contendersi la palla. Palla che per il momento arriva proprio nelle ruote, in realtà su parabrezza, sul tettuccio di Melissano. È un inizio di partita che tutto sommato rispecchiava le aspettative. Forse sono partiti un po' troppo demoralizzati i Rocket Blind e soffrono le iniziative degli Air Force Gat One. Stanno... In realtà non è che stanno pressando tantissimo gli Air Force Gat One, essenzialmente stanno approfittando adesso in questa fase, in questa azione sì, ma nelle precedenti hanno essenzialmente approfittato degli errori, le spavature anche dello scoprirsi essenzialmente dei ragazzi del Blind con Krikonen, che era arrivato al tiro ancora una volta provvidenziale, una Puritan nella parata, poi alza una bella palla per Alberto che non riesce ad impattare con il muso la parte posteriore sinistra, con la posteriore sinistra è andato al tocco, ancora Krikonen dalla sua a tre quarti tenta il tiro, potrebbe diventare un buon passaggio per Sam, per Krikonen, l'auto assist di Krikonen. Cristian Redelli, non ho visto tutte le altre partite, non so se è il primo a bucare la rete degli Air Force Gat One, sicuramente è uno dei pochi che è stato davvero bravo. Mi sono perso purtroppo la fase a gironi degli Air Force Gat One, ieri abbiamo visto tre gol se non vado errato da parte dei Mighty Red Rocket contro la squadra ancora una volta comunque con l'aerografia dorata, e quindi una prima bandierina, un buon segno per Krikonen che sta davvero spingendo tanto in questa fase della partita, è andato addirittura al contrasto con Alberto 2-2. Ancora qualche rimbalzo che favorisce Melissano, palla che resta lì. Attenzione perché è effettivamente facile andare nel pallone se si inizia a volare in questo modo, così come sta facendo Stem, se si iniziano a mischiare le carte come sta accadendo in questo momento. Alberto sulla fascia di destra prova a proseguire l'azione, errorino di Stem, incertezza, libera la palla Melissano, il contrasto in aria, non sembra andare la palla verso la porta, cade nella tre quarti dorata con una Pulitano, guardate lì, pronto, appostato in porta anche a tentare verso un tiro alla porta avversaria, lisciano tutti. Allora ci pensa Alberto, ci prova a contrastare Melissano, spinge sulla fascia Alberto, buono l'intervento di Krikonen che tiene la palla lì ma almeno gli impedisce di andare nell'aria, poi la mette lui purtroppo nell'aria, un contrasto tra Alberto e Melissano, porta di nuovo Melissano a spingere invece sulla fascia di sinistra, questa volta ancora una volta però è Alberto ad anticipare, però va a vuoto. Allora Stem rimbalza sulla parete di sinistra con Krikonen che si trova tu per tu con una Puritan, non riesce però ad indirizzare il pallone, una Puritan dalla sua porta mira verso la porta dei Rocketplanet. Ottimo il volo di Melissano, una splendida parata, il tiro di Bucci non perfetto, raso terra, una puntinaccia da calcetto, lo possiamo definire così, arriva in un volo un altro Krikonen, il tiro di Bucci, Krikonen doppietta, complimenti a Rocketplanet. Francesco Pinna inizia a strofinarsi le mani, inizia a temere un po' Dottor Rogue per quella puntata di oltre 9.000 fit points che potrebbero creare un disastro per le finanze del Doppio. Vedremo quel che sarà, certamente fortuito con questo contrasto di Bucci, però stanno prestando tanto i Blind. Si sono un po' seduti, come se avessero sottovalutato un po' tanto l'avversario. E c'è Krikonen. Serie di contrasti che stavo creando un semipanico. Ci prova Bucci da fuori, Krikonen respinge ancora una volta la palla nella metà campo dorata. Melissano ha girato il pallone. Interessante! Bellissimo! Complimenti a Melissano, una tattica particolare di aggirare il pallone, non metterlo in mezzo, mandare a vuoto Bucci se non va errato. Una Puritan troppo in porta, non è riuscito a contrastare, era troppo indietro rispetto alla linea. Quindi alla fine Melissano con più forza, più velocità è riuscito a bucare la difesa dei
gli Air Force Gap 1. Stavo cercando di capire dove atterrasse questo pallone e non è atterrato sulla parete, che poteva diventare un buon contrasto contro il muro per un eventuale tiro di Krikon. Va a vuoto, ahimè, Stem in questo contrasto che vedeva coinvolti Alberto e Krikon. Rientra in difesa Stem, attenzione alla palla che va verso la porta. Semplice la parata per Melisano, ma comunque acrobatica, comunque fondamentale ancora una volta. Bucci tenta di indirizzare sul pallone, attenzione a questi rimpalli contro la porta, contro i pali che sono lì, in tre addirittura Rocket Blender per chiudere la difesa. Una Pulitan prova a rimettere la palla in mezzo, 10 secondi al termine di questo primo round, vibrantissimo come finale, ci voleva davvero una partita del genere, palla che continua a cadere nell'area piccola dei Rocket Blind che per ora la portano ai supplementari. Gli Air Force Gat One devono assolutamente rivedere le proprie idee, devono continuare, devono tornare a dimostrare, a far vedere ciò che hanno fatto vedere proprio nei primissimi minuti di questa finale. Melisano mette la palla via, ma in un modo o nell'altro torna nell'area piccola blu. Comunque c'era Stem sulla parete a tentare di rimetterla sull'angolino sinistro, tenta qualcosa, una fine, dovrebbe essere la porta vuota, se non vado errato c'è Bucci. No, già lì ha appostato Bucci. L'uscita con i pugni alla noia di Bucci. Bravo! Attenzione, perché hanno lisciato una palla, ha perso un poco Stem con il suo liscio. Wow! Colpito da Alberto. Palo dorato, parlavamo di Cresca su Instagram. Attenzione, l'occasione per il prima non riesce a indirizzare, però può rivelarsi una bella palla in mezzo, provvidenziale questa volta però Alberto nel tirare fuori dall'area piccola ancora una volta il pallone. Poi Alberto continua a spingere sulla fascia, 92 dovrebbe esserci Melisano che infatti rinvia sfruttando la parete di destra, contrasta addirittura in due con una Pulitan più fisico in questa fase della partita, non ci sta ad aspettare nella sua metà di campo. Quanti contrasti, ancora una Pulitan, l'avevo visto prepararsi al volo, l'errore di una Pulitan da sotto porta, per carità non facile, ma assolutamente nelle sue corde, nelle sue possibilità. Il tiro di Cristian Retelli, il volo di Stem che non riesce a indirizzare verso la porta, perché dopo che era una splendida occasione, una Pulitan era con le spalle verso il pallone, quindi non sarebbe stata facile la parata. Attenzione al tiro a rasoterra che però ancora una volta viene anticipato da Melisano, un rimbalzo che potrebbe favorire il tiro di Stem, l'anticipo non avviene, avviene invece l'uscita di Bucci, Stem ancora in anticipo a chiudere poi nei confronti di Bucci. Occhio, attenzione perché la palla in mezzo, contropiede? Forse contropiede da parte di Stem che riesce ad indirizzare bene, la porta a casa e Rocket Blind 1 Air Force Gat 1-0 con tutto il cuore. È una rimonta incredibile. Insomma, questa è la dimostrazione che se si gioca di squadra su questo team, anche il non saper volare in maniera perfetta può portare i propri risultati, perché una Pulitan è bravissima nel volo, l'abbiamo visto più volte anche ieri sera, abbiamo visto invece Rocket Blind più sulla terra, ogni tanto Melisano si esibisce in qualche volo, ma sono stati particolarmente bravi a giocarsela di squadra. Fortuiti quando hanno fatto il 3-2 con quella deviazione di Bucci, però non si sono disuniti, insomma, di andare sotto i 3 gol dopo un minuto e mezzo deve essere stato un bel impatto. Particolarmente bravi invece i ragazzi del Rocket Blind a non disunirsi proprio. Sono stati bravissimi anche perché dopo il 3-0 secondo me si sono seduti tantissimo gli Air Force Gat 1, non sono riusciti più a giocare con semplicità. Forse hanno sottovalutato questi Rocket Blind, devo ammettere che anche io non mi immaginavo una cosa del genere. Molto bene, siamo pronti, è già iniziato in realtà da poco più di 10 secondi questo momento, 15 di questo secondo round, questa seconda occasione per le due squadre. Bucci riesce a saltare Krikon e poi tenta di mettere una palla in mezzo, in realtà arriva addirittura sulla fascia opposta, Stem va a vuoto, attenzione a Krikon, attenzione perché arriva anche Alberto, una Pulitan ancora una volta molto dietro, attenzione una Pulitan vola che però non riesce a colpire, ad indirizzare verso la porta questa sera una Pulitan, almeno in questo momento, negli ultimi, anche nella seconda metà della precedente round, anche qui non riesce ad impattare contro il pallone Alessandro Verdi, pallone che allora si impenna, attendiamo che la telecamera ci favorisca per vedere meglio Stem, autore del gol che ha concesso il primo round ai Rocket Blind, tenta di inventarsi qualcosa, ancora una volta Melisano provvidenziale lì nella difesa in blu, una punta nel volo, non riesce ad impattare, ci prova Alberto, non riesce ad indirizzare invece, la toglie Krikon, peccato perché poteva essere un buon tiro dalla porta per Melisano, se riusciva a dar forza poteva scavalcare una Pulitan, è andato a vuoto, va a vuoto anche Alberto, riesce allora Melisano a tirare via la palla dalla propria difesa, una serie di contrasti, ancora una volta permette agli Air Force Gat 1 di scavalcare la difesa, poi l'errore nell'uscita di Stem che era andato a tamponare Melisano, spallate
che potevano costare l'1-0 per la squadra dorata, significare l'1-0 per la squadra dorata, ma l'1-0 che continua a non arrivare con questo errore di Napolitan. Attenzione, no, si è colpito il palo Alberto, invece non è riuscito proprio ad andare verso la porta. Allora, serie di errori con Krigone nel tocco sotto, che però cade proprio nell'area piccola, è andato addirittura al contrasto a provarci fino alla fine in 2 contro 1. Fatto sta che il tutto si è risolto con una bella occasione, una bella fantasia di Krigonen, che però non ha pagato molto. Ancora Alberto, tanti errori degli Air Force Get One, attenzione, stanno concedendo tanto, stanno esagerando con gli errori essenzialmente lì sotto porta. Sì, oddio, io ieri, allora uno vedeva la partita fuori, sì, ma perché non l'ho giocato così ieri? Appunto, tra l'altro il Miroshi, oh mamma mia, tattica di stamma, il tiro e poi si è portato via il portiere. Oh Bucci, no, nulla da fare. Dicevi Luca? Dicevo, tu parlavi prima di gioco di squadra, infatti nella partita precedente non si contano assist nelle file degli Air Force Get One, mentre si contano 2 assist nel Team Rocket Blind. Oddio, no! Purtroppo ha commesso un errore discreto, lanciare via il portiere Stem, poi in retromarcia ha tentato di rimediare al suo errore, eccolo lì, Melissano che è stato lanciato via, poi Grigone ci ha provato in retromarcia e Alberto è riuscito a bucare finalmente la difesa in blu, e quindi 1-0 per la squadra dorata per gli Air Force Get One. Anche qui non credo sia arrivato un assist, visto la carambola fortuita con la quale la palla è arrivata ad Alberto, che comunque è riuscito a portare la squadra sull'1-0. Attenzione a questa palla poiché si abbassa, Stem è pronto, non era prontissimo, ha aspettato che la palla toccasse terra, è stato anticipato da Alessandro Verni che porta il 2-0. Bello il volo di Napo ancora una volta. È un po' come quando il portiere mia tua arriva l'attaccante gol. Ma attenzione, l'abbiamo visto anche prima con i Rocket Bunny che non si sono disuniti, sono dovuti andare sopra di 3 gol. Speriamo, anche questa volta c'è meno tempo, ci sono 2 minuti per recuperarne 3, vedremo. Però vedremo, anche se proprio non disunirsi dei Rocket Bunny gli permetterà di giocarsi ancora qualche carta. Per il momento siamo sull'1-0 nel complessivo dei round, 2-0 in questo secondo round che si sta ancora decidendo con la spinta da parte degli Air Force Get One, con Alberto che arriva volando. Questa volta si erano invertiti, era una Pulitan in attacco, era rimasto dietro nella propria tre quarti, nella propria metà campo Alberto, che è arrivato poi con un volo. Bucci tenta ancora di mettere una palla in mezzo, Melissano Stem purtroppo stava rischiando con quella corsa verso la difesa, un contrasto poteva rivelarsi fatale per un eventuale autogol. È stato particolarmente bravo Melissano a anticipare anche il suo compagno di scuderia, sempre Melissano a tirare fuori la palla. Si esibisce ogni tanto che Krigonen con un bel dribbling, attenzione al rimpallo, a dove cade la palla, è sempre molto bravo nella lettura di dove atterra il pallone Melissano. È veramente tanto bravo, un buon portiere. Prossimo torneo non si sa. È arrivata l'ennesima parata da parte di Melissano, che poi riparte, tenta di schiacciare, di scavalcare Alberto 2-2. Attenzione poiché addirittura è in 3. No, doppio liscio. Attenzione, possibile 3-0 di nuovo Melissano. Ci pensa sempre lui a chiudere ogni occasione. Una pulita sempre. Credo però sia stato lanciato da Melissano, perché l'avevo visto decollare. Nel dubbio, Krigonen tenta anche il tiro in porta. Sembrava Cannavaro contro la Germania. La mette fuori Melissano, poi ancora Melissano. Una rovesca. Attenzione a questo rimpallo, ma c'è sempre Melissano, ancora una volta bravo nella lettura di dove la palla tocca la terra. In realtà è Krigonen che gli porta via poi il pallone, si aggancia con Stem, 10 secondi al termine di già di questo secondo round, e per il momento sta vedendo il 2-0. Melissano svetta anche l'occasione di assist da parte di Stem, ed è essenzialmente terminato con il pareggio per quanto riguarda il complessivo dei round da parte degli Air Force Get One. Con un secco 2-0, decisamente più divertente il round precedente. Ancora una volta però bravi i blind a non disunirsi. Gli Air Force Get One questa volta invece possono ritenersi molto fortunati del fatto che non hanno mai subito essenzialmente un tiro serio. L'unico ricordo Krigonen, che però era andato a contrastare addirittura contro 2 giocatori dorati. E invece gli Air Force Get One hanno sprecato tanto sotto porta, quindi devono stare particolarmente attenti, dovranno stare particolarmente attenti in questo terzo round, come sempre si continua con la meglio dei 7, 1-1 tra i due team.
contrasto subito e viene vinto da Melissano. E attenzione, perché si sta per rivelare un tiro in porta, certamente lento ma molto insidioso, soprattutto quando si alzano così a campanile questi palloni. Vediamo come sarà questo terzo game. Se continueranno così gli Air Force Gatuan, hanno buone probabilità di riuscire a portarsi a casa almeno un altro game. I Rocket Blind, secondo me, così i Rocket Blind. Non so se ci ho messo la manone, non gli sono stati dati punti al portiere a Napo. Non credo. Ho visto decollare sul tiro di Krikonen. È sembrato più un tiro sbagliato dalla... cioè sbagliato, un tiro smorzato, bellissimo, sì, che dalla posizione di Krikonen era molto defidato e difficile colpirla bene. Bello l'aggancio di Sdem e poi il volo sempre di Simone Fracchiolla, che rialza la sua squadra, è addirittura da solo, però c'è Alberto ed anche una pulita, non importa, non riesce Krikonen, impatta contro il palo. Era completamente da solo, palla che atterra lì, incredibile, con la parata di Pucci, colpo di rene di Pucci, attenzione alla palla che arriva in mezzo, no, non c'è nessuno dei blu, si erano un po' allontanati i ragazzi, erano già pronti a difendere, attenzione anche a questi palloni, però atterrano a centrocampo, e allora Krikonen prova ad indirizzare verso la metà campo ancora una volta degli Air Force Get One. Alberto riesce a scavalcare Melissano ed è una situazione pericolosa questa, rientro subito a Melissano che addirittura è andato a menare Alberto, non è bastato menare le mani ad Alberto Coltrán, che è stato molto bravo Alberto qui, con questo assist ha sbagliato Krikonen, ha sbagliato Krikonen buttando la palla sul muro e facendo prendergli l'impallo in mezzo, arrivavano forsennati sia Alberto che una Pulitan, soprattutto la sua squadra era in avanti, quindi non c'è potuto essere Melissano. Attenzione, ha provato errori, un po' ottimista l'uscita di Stemma ad andare a disturbare Melissano. Qui Krikonen che anticipa Melissano, purtroppo ogni tanto l'abbiamo visti anticiparsi tra di loro i ragazzi, ci sta anche la foga nell'andare a colpire la palla, così come una pulita in questo caso, il volo, a meno che non fosse riuscito a schiacciare con estrema potenza contro la parete il pallone, non so quanto poteva rivelarsi utile. Un volo decisamente più utile questo di Melissano, la palla che gira verso destra ma non abbastanza per andare in porta, diventa un assist la situazione con una pulita che l'appoggia lì, arriva Krikonen, no, Krikonen credo sia in una fase più difensiva poiché non l'abbiamo visto inquadrato in questo momento, è andato a vuoto Melissano, ancora allunga il pugno, ancora per i capelli i ragazzi dei Rocket Blind per evitare che anneghino. No, ma si sta esaltando. Lui, tra l'altro, dicevo ieri sera, fa il portiere anche nel calcio reale. Ai. Direi che Stem no. Perdonami, Simo, però qui si è autotriangolato. Questo rimpallo è rimasto lì a guardare la palla. Ci ha provato Melissano a rilanciarsi. È un portiere da calcetto, Melissano, o da calcio a unghia? Calcio. Sì. E magari un po' nelle sue corde. Il tempismo nell'uscita e tutto il resto ce l'ha. Che da noi ne passano tanti di portieri, giuro. Me, sottoscritto, Robby, Davide F1, adesso Melissano. I portieri ne abbiamo diversi. Ormai Robby si è fatto vecchio, fa il preparatore ormai. C'era anche Ernesto, ma Ernesto era da calcetta C. Io mi sono diviso fra entrambi. No, la tolta dalla porta. Il gol di Mari. Krikonen. Il tiro di Pucci è lento. Nel dubbio, Melissano prende i punti e accumula. Il tiro di Alberto. Sam, no. Tre volte che Melissano. Per poco. Piace dirlo, ma tutte le volte che Melissano non è in porta, prendono gol. Mi sa di sì. Stavo per dire la stessa cosa. Non è riuscito ad indirizzare, magari un doppio salto in avanti poteva aiutare, anche questione di tempismo, non c'è riuscito, magari stava prendendo anche un po' di boost e si è trovato leggermente in controtempo. Allora, particolarmente importante l'abilità di Melissano, il tempismo di Melissano in questa serata, guardate lì, appostato in porta sul tiro di Alberto, questa volta centrale il contrasto. Niente da fare. Come vogliono, ma non glielo fanno gol. Vediamo Stem con Krikonen, addirittura sono in due. No! Ha tolto la palla. No, perché la porta indietro? C'è un po' di confusione, secondo me, in questo 3-0. Stanno cercando di capire come hanno fatto a recuperare in precedenza, nel primo round, dal 3-0.
E non vorrei che quel 3-0 sia stato un po' una droga. Allora, vedi in questo momento qui, no? Ci sono praticamente le sei macchinine di tutte e due le squadre in una metà campo. Nel primo game praticamente hanno sfruttato questa situazione qui. Tutti in avanti gli Air Force Gat One. Melissano riusciva a prendere il pallone e a tirare. Poi nemmeno Melissano ce l'ha fatta. Oh, quasi. Era tornato la corsa verso la porta a salvare, a tirare via la palla dalla linea. No, purtroppo la telecamera non ci ha aiutato. Eccolo lì che arriva, passa, non riesce a colpire il pallone. Ringrazia Bucci per concludere a rete. È un 4-0 a 30 secondi dal termine. Potrebbe garantire quindi il secondo round dei tre giocate finora agli Air Force Gat One. Buona questa palla da parte di Stem, almeno per il gol della bandiera. Per morale da parte di Krikonen. Però Melissano che stava tagliando sul difensore che stava rientrando invece di buttarla dentro. Quindi anche molto, diciamo, di squadra, ancora una volta molto onesto. Guarda, come gira, stava puntando più su Bucci. Però era quello che dicevo in precedenza, hanno sfruttato la ripartenza subito e hanno fatto gol, perché vengono tutti e tre in avanti. E vedremo quindi se anche nel successivo round, purtroppo questo è essenzialmente concluso, 4-1 a 20 secondi al termine, attenzione, mai, diciamo, vedremo se questa tattica era ancora salutata da parte degli Air Force Gat One, ovvero di salire con tutti e tre i giocatori, o se questo tassello che è sembrato, almeno nelle occasioni da gol, verrà messo. Il pallone viene messo in rete, però un 5-1 che in questo momento sa di poco, anche perché diciamo questo round ormai era compromesso. Verrà messo in atto, quindi messa in atto una tattica differente da parte degli Air Force Gat One. Se riusciranno ad organizzarsi un po' meglio i ragazzi del Rocket Mind, perché come detto si sono trovati più volte in due sullo stesso pallone a contrastarsi, a portarsi via lo stesso pallone, e quindi potrebbe essere questa, vorrebbe essere stata questa la chiave che gli ha compromesso almeno questo terzo round giocato. 2-1 quindi per gli Air Force Gat One, con un 5-1 in questo terzo round. La live c'è ancora, perché Twitch fa il simpatico. Peccato, a meno che tu non abbia una macchina del tempo, è scaduto. Twitch fa il simpatico, che cosa vuole da me? L'avevo fatto, ero qui per leggere la chat, leggervi tutti quanti, però non ha voluto fare il simpatico Twitch, quindi ricarico ed arrivo a salutare tutti quanti. I ragazzi si stanno effettivamente gustando, spero, questa finale per il primo e il secondo posto. Decisamente inaspettato il fortino messo su da parte dei ragazzi del Rocket Blind, che però si stanno difendendo come possono, ecco, con un grande Melissano finora in porta, un Krikonen fantasista e uno Stem ancora non perfettamente indicato, diciamo, non quadrato. Mamma mia, poteva essere subito occasione da gol per Force Gat One. Credo che nel dubbio ci sia sempre Melissano a bloccare ogni prima occasione. Prendere i capelli, Krikonen nel sistema e dire: date al centrocampo, date lì, menate, fate cose, ma via da quest'area piccola, ci penso io. Il palo, la transizione, prima il palo, poi l'incrocio, la traversa. Stavolta ha sbagliato proprio Melissano. Forse è stato lanciato da Alberto verso la palla, ma Alberto è stato lanciato da Bucci verso la palla per concludere poi in rete questo 1-0. Il vantaggio per gli Air Force Gat One, nuovo face to face con Melissano che accompagna Krikonen fino al pallone, poi si ferma, una finta quindi da parte di Melissano nel prepararsi poi alla battuta. Stem tenta di indirizzare il pallone verso la porta, però cade proprio in testa a Bucci, che è pronto a rinviare Melissano da traversa, che vibra ancora da parte di Melissano. Bucci riesce a triplare Stem. Occhio. Bravo Stem questa volta nel chiudere, nel non cedere, e ancora una volta nel colpire il pallone, all'arrampicarsi il pallone, poi con un contrasto dopo l'esplosione di una Puritan che aveva toccato la palla verso la porta blu. È stato parato da Melissano, una serie di carambole, una serie di lisci permettono a Krikonen di trovarsi a tu per tu con una Puritan. Viene anticipato dalla chiusura di Alberto, allora Melissano riporta di nuovo il pallone in avanti, un rimbalzo e finisce verso l'area piccola, Krikonen va vuoto, Melissano si tiene la palla lì, in retromarcia, è difficile. Sarebbe stato, col di tacco sarebbe stato incredibile.
Bucci smorza un po' il tiro, non riesce a concludere in porta, allora magari ci prova Krikonen, salta a due difensori ma si salta anche da solo con, andando a vuoto dopo l'impatto con Bucci. Melisano che ha deciso di giocare solo di tacco, è diventato Ibrahimovic, attenzione, però viene saltato da Bucci, no, Ibrahimovic ne fa tanti di gol belli, però gli dando qualche errore capita anche a lui, e in questo caso Bucci, Melisano non è riuscito a scavalcare Bucci con questo tocco di tacco. Bucci ringrazia per il 2-0. Intanto sta, per quanto riguarda i numeri, stanno aumentando gara dopo gara il totale dei tiri degli Air Force Get One. 6 tiri nella prima partita, 8 in gara 2 e addirittura doppia cifra, 10 tiri in gara 3. Quindi direi che la quantità di mole di gioco, intanto arriva al 3-0, sta aumentando e il punteggio e diciamo l'andazzo che sta prendendo la serie lo sta facendo vedere. È stato essenzialmente un assedio il round precedente che abbiamo particolarmente difeso bene da parte di Melisano. Questa volta già il secondo errorino, se possiamo definirlo, quello che abbiamo visto nell'ultima azione, ovvero è andato a parare la palla. Quattro parate su quattro del team Rocket Blind in gara 3 sono tutte di Melisano. Stem va a sottrarre il pallone a Krikonen, tenta lo scavicchio, il tocco da sotto, il cucchiaio da parte di Stem che si... Scavicchi ma non segni. Scavicchi ma non segni. Si va ad infrangere appena sopra la traversa. In un modo o nell'altro la chat di Twitch è andata, mi dice intanto Ernesto. Poi, infatti per questo stavo girando la pagina proprio per cercare di leggerla, ma non hanno sabotato. Spammo a caso un attimino. Spammo. No, non va, non fa inviare nulla. Credo che siamo stati definitivamente bloccati. Che bello, la nostra esperienza su Twitch è durata 2 mesi. Urra. In un modo o nell'altro, comunque Melisano tenta di parare e anticipare Bucci. No, di parare, nessuna anticipo, aspettava lì tra i pali la palla messa in mezzo da parte di Bucci. Continua Bucci, sempre sulla tre quarti in blu. Bucci addirittura arriva al tiro, la parata di Melisano sulla ribattuta poi di Alberto non era, è stata provvidenziale, impeccabile, perché era ancora cappottato essenzialmente Pier Donato Melisano, che poi riesce a mettere la palla fuori, ancora il pallone tra le ruote, invece no, viene anticipato da una pulita, una palla arriva in mezzo per Bucci, però la spara alta, svirgola sulla sinistra. Il tiro qui va a vuoto, in realtà stava lasciando la palla, allora particolarmente bravo, probabilmente chiamato da parte di Alberto Krikonen, salta una pulita, il tiro da sotto da parte di Krikonen, e riniziano a mettere un mattoncino, attenzione perché già in precedenza abbiamo visto andare sotto il team Rocket Blind di 3 gol, poi risalire, proprio nel primo round, buono questo tocco da parte di Stem, non impeccabile Alberto, che c'era arrivato cappottato essenzialmente sul pallone, la presa di telaio, l'ha alzata cercando di mandarla sopra la traversa, ma non c'è riuscito, palla che quindi è terminata in rete, 3-1 con il vantaggio quindi per gli Air Force Get One. Melisano tenta di mettere la palla in mezzo, ci va addirittura lui di sfondamento, di irruenza, tenta magari una deviazione fortuita che possa mettere la palla in rete, vanno a vuoto sia Stem che Krikonen, ci prova Bucci, non perfetto, non invidiabile in questo frangente Melisano, anche qui mannaggina, a forza di doversi trovare a parare, anche questi errori possono capitare, qui mi aspetta un tiro verso la porta da parte di Melisano nella spazzata, invece è un po' morto sul nascere quel tiro, purtroppo si è un po' strozzato, e poi anche nel secondo tocco quando si è trovato a tu per tu con una Puritan, un giravolta davvero non fortunata. Slam nel dubbio ha lanciato via un suo compagno Krikonen in discesa, ormai è di nuovo a vuoto, è un minuto al termine, 4-1, siamo sul 2-1 per quanto riguarda il conteggio dei round. Ancora una volta Melisano si è in una parata, Stem si inerpica, si arrabbia, però anche una volta ci deve pensare Melisano. In due addirittura a contrastare il tiro di Alberto. Poi una Puritan nella metà campo, al centro del campo in blu, palla che poi in un modo o nell'altro a terra nel centrocampo dorato, vola Stem! Vola anche Napo, colpo di reni per parare questo tiro, poi vanno a vuoto, mannaggia, in tre se la sono tolti tra di loro, anche Bucci però non riesce ad indirizzare, quindi probabilmente questo round, almeno questa palla, vediamo come potrebbe terminare. No, mancano ancora 20 secondi, c'è ancora del tempo, in realtà pensavo fossimo già al conteggio dei 10, allora 10 secondi ancora al termine di questo quarto round. Stem si prende anche lui un po' di gioia con una parata, poi Melisano si stava cappottando in porta, ma all'uscita con i pugni sulla linea la tira via. Qualche errorino in questo round, ma è sempre lui a proteggere la difesa dei team Rocket Blind. 3-1 per gli Air Force Get One. Il prossimo round potrebbe essere quello decisivo, quello fatale per l'assegnazione del titolo agli Air Force Get One, per la definitiva sconfitta invece per il team Rocket Blind.
Continuano ad aumentare ancora i tiri in questa partita, addirittura 16 conclusioni per gli Air Force Gatuan. Sono 5 conclusioni invece, 5 conclusioni che poi sono state anche quelle effettuate dal team Rocket Blind in gara 1 quando hanno vinto la partita. Il problema è che gli avversari ne fecero 6. Ricomincia. Comunque sono felice di dire che credo sia un problema di tutto Twitch, poiché è crashata la chat anche a streamer ben più noti, quindi non siamo ancora bannati. Che bello. No, ci stavo pensando seriamente a qualche segnalazione, a qualche parola detta di troppo, perché stanno bloccando qualsiasi parola Twitch ormai. Non possiamo dire che la porta è in live, non possiamo dirlo in modo più biologico, che la porta è inviolata, non è stata ancora ci siamo capiti, ecco. Rissocchiamo. Esattamente. No, non abbiamo detto la parola con la V adesso, mamma, che incubo, mannaggia. Tra il bot di YouTube che in questo periodo ci ha bloccato tutto, e Twitch fa così. Meglio pensare decisamente alla partita. Una partita che per ora sta vedendo alla partita, a questo round. Questo round che sta vedendo per il momento i Rocket Blind spingere parecchio. Si sono trovati più volte in questo primo minuto a tentare il tiro, almeno di indirizzare verso la porta. Melissano non riesce. Il palo colpito da parte di una Puritan, che poi porta il pallone verso la rete. Il volo di una Puritan ancora una volta. Sì, in aria, è riuscita ad indirizzare bene di musetto, anche sterzando verso sinistra per dare un minimo di effetto al pallone, che poi ha impattato contro la palla. E l'esultanza della bomba da parte di una Puritan fa esplodere il tifo degli Air Force Gatuan. Una palla che si impenna a campanile, ma che no, non stava terminando contro la porta, nella porta, nel dubbio comunque Alberto è riuscito a spazzare via il pallone. Riparte una Puritan, addirittura ha lasciato da solo l'occasione di impostare, gestire nel meglio l'azione. Salta un giocatore, la palla messa in porta di Alberto, arriva Bucci a concludere. No, credo Bucci sia in porta. 2-1, la rispazzata di Bucci termina, sì, si abbassa, termina in porta. 2-0, inizia a complicarsi, certamente sono comunque 1:16 giocati qui. Poteva gestirsela meglio Stem con magari una sponda anche contro la parete, insomma erano in 2-1, poteva aiutarsi con Krikon per cercare di scavalcare Bucci, una spazzata di Bucci che poi si è tramutata in un tiro in porta ed il 2-0 per il team dorato degli Air Force Gatuan. Una Puritan, attenzione, ma Melissano che era andato a prendere il boost, e il 3-0 da parte di Napoli. Direi che i buoi stanno scappando dalla stalla. Paolino è finita, e quindi adesso risaliranno. Paolino. Vedremo 3-0. Come detto, abbiamo già visto più volte il blind svegliarsi dopo aver subito 3 gol. Per dover di cronaca, addirittura nell'ultima partita, 9 parate dei Rocket Blind, 8 parate di Melissano. dovevamo fare tanto anche qui. No. Leggiura adesso. Ormai credo un contratto. Siamo la coppa. Pucci l'alza il campanile, forse Krikon me l'ha toccato con il muso. Diciamo in volo, era un po' complicata, sì, in mischia, esattamente, è stata abbastanza difficile da togliere quel pallone per Krikon. Purtroppo l'ha indirizzata verso la propria porta. Andre, dopo un primo round che sembrava così così, adesso hanno poi decisamente giocato meglio i ragazzi degli Air Force Gatuan. Ma è un po' come nel calcio vero, no? Ci sono intanto un altro gol. Ci sono le squadre neopromosse che magari di squadra vanno a fare contro una big, no? E di squadra magari un tempo riescono a tenere botta, e poi alla lunga viene fuori la qualità. E si è visto, no? Che secondo me, Andre, il gioco di una squadra come quella degli Air Force Gatuan è favorito nel momento in cui gli avversari sono chiamati a stanarsi per attaccare, perché il loro è tantissimo, poi ti mettere ovviamente in difficoltà se non esci. Tanto hanno fatto un altro gol. Io credo proprio di no. Il problema è riuscire a stanarti. Se tu poi vai a stanarti e li vedi, pressano tutti e tre, quando una palla riesce a passare il loro pressing, poi è dura, cioè, recuperare
Intanto attenzione! No! Mamma mia, avevo visto Melissano tentare di parare. Il tiro di punta al contrario. Guardate bene. Tanto le para tutte. Guarda. Forse più in maniera goliardica. Alla Lore, che porta è questa? Non lo so. Comunque dicevo, vedi anche adesso, no? Krikon tira dalla distanza, non c'era nessuno in porta. Eh sì. E il problema su queste palle qui è tentare di non di passare il primo pressing e poi loro lasciano completamente la porta vuota. Non c'è un ricambio. Io, uno va avanti, gli altri due vanno indietro. Non c'è un ricambio. Lo tira chi è meglio posizionato nel turn Air Force Gat One. E tante volte non va bene. Guarda, in questo momento tre in un angolino. E in questo momento, se Krikon la colpisce, la gol. Sì, ma infatti, secondo me, anche questo è quello, diciamo, rivedibile della gara dei Rocket Blind. Non l'hanno giocata male, ma spesso e volentieri, quando si sono trovati in campo aperto, porta vuota, che c'era da indirizzare un pallone, diciamo, a campo sguarnito, c'è sempre stato difetto. E anche perché poi loro sono molto molto rapidi a riprendere la posizione. È vero che il campo è molto corto, e quindi non è difficilissimo, però con questa rapidità diventa già devi essere proprio preciso al millimetro con i passaggi e con i tocchi. O tenti subito un tiro dalla distanza, ma loro sono bravi anche a parartelo in area. In aria. Invece, bisogna vedere. Ecco, in questo momento sono in due sul pallone dei Rocket Blind. Un passaggio, un tiro erano in porta. Eccolo. Guarda, palo, gol. È quello che abbiamo sbagliato noi ieri sera. Cioè, eravamo tutti compatti e andavamo in due sui palloni e poi non riuscivamo a far gol perché non prendevamo bene il campo. E prendere bene il campo con una squadra che ti pressa sempre può portarti alla vittoria. Molto bene, sì, grazie mille. Ci sono. Ha detto bozzale, si è isolato. No, ci sono. Ci siamo dedicati all'analisi. Siamo sul 7-2, un po' discretamente volata, che è andata al barretto, è un po' tanto, tanto difficile. Anche trovare la motivazione per portarla fino al termine in questi ultimi 33 secondi per il team Rocket Blend, che si è difeso con orgoglio, con onore, nei primi round. Quest'ultimo round è un po' ingiusto, diciamo, il risultato addirittura di 7 gol subiti con un Melissano che probabilmente non è riuscito in questo ultimo round a fare ciò che è riuscito a, invece nei precedenti. Anche qui va addirittura a lisciare il pallone al centro del campo, 20 secondi al termine, e ci prepariamo ad incoronare i vincitori di questo Fit Rocket Christmas, addirittura 4 anni ed 11 mesi fa. La spinta di Melissano, sì, per Slam che la mette in mezzo. Si è trovato a tu per tu Melissano con 7 secondi al termine, va a firmare almeno il 7-3, come detto, per tenere alto l'orgoglio da parte dei ragazzi dei Team Rocket Blind. Ma è un definitivo, nulla di fatto, 2 secondi, 1 al termine, addirittura con il gol di Slam per il 7-4 sulla campanella, sulla dong finale che vada a segnare. Quindi aspettiamo che la grafica anche lo vada a confermare, giusto per puro tempismo. Eccola qui, la vittoria su 4-1 degli Air Force Gat One, che quindi sono i vincitori di questa prima edizione del Fit Rocket Christmas, secondo torneo organizzato da Formula Italian Team dopo quello che abbiamo visto, come detto, nel 2016 con la Rocket Christmas League. Seguono quindi ai Goiones, non so la pronuncia, in questo frangente, i ragazzi degli Air Force Gat One, che quindi vincono in definitiva questo torneo su Rocket League. Particolarmente divertente, ci ha tenuto, soprattutto questa finale, ci ha tenuto un po' più con il fiato sospeso, con un po' di anche emozione, voglia e speranza, che i ragazzi dei, insomma, era la piccola principessa, no? Che si trovava per una notte a vivere il sogno. Vincendo quel primo round, la pinco palino ciò, ecco, avevo sentito un pinco. Ricco!
Ah, Ricco, no, credo ti... Ah, no, hanno risistemato la chat, se no, se si fosse buggata la chat e non potevi vincere quei punti, ne ero più che soddisfatto. Ma poi li volevo, andavo a prendere Mark a casa. Vado a parlare di finger Twitch. Molto bene, comunque ho visto che continuiamo, rimarchiamo i complimenti ai ragazzi degli Air Force Get One, a Bucci, Alberto ed una Puritan. Ho visto che ci ha raggiunto anche Mr. X, non so se Ernesto, in realtà adesso è tutto quanto staccato, non so se c'è al volo per due parole su, in realtà, confermare quanto abbiamo già sentito anche ieri con lui e Marco Luconi, organizzatori, promotori di questo evento, per qualche parolina finale e per salutarci, chiudere definitivamente questo 2020 agonistico, che per quanto fosse stato è stato questo un torneo così, dai, alla fine amichevole, però comunque quando ti trovi lì, soprattutto l'indole italiana del calcio, in più le macchine con noi, ne sono volate tante di parole, anche se era amichevole come torneo, di sportellate, di esplosioni, sono successe tante cose, quelle poche volte possiamo distruggerci, ed è nell'ottica del gioco fare esplodere l'avversario, lasciatecelo fare. Buonasera Ernesto. Buonasera, vi ho seguiti da Twitch, devo dire. Tra l'altro, Raffo, una cosa al volo, perché adesso l'ho letta ed è molto curiosa. La partita, questa, l'ultima, gara 5, è stata la partita dove gli Air Force Get One hanno segnato il maggior numero di gol, ma è contemporaneamente la partita dove hanno tirato meno, 7 gol, 6 tiri. E quella che credo Melissano abbia parato anche di meno. Perché non... Sì, infatti nel Team Rocket Blind, gara 5, parate 0 di tutti. Man. E quella forse che hanno subito più gol. Sì, credo, però sì, anche... mancata proprio la difesa come portiere, infatti si era visto un po' da subito. Dopo il secondo gol è arrivato terzo, quarto e quinto, si era capito insomma che c'era un po' una difesa che ormai non c'era più. Bello, bello. Dalla chat infatti arrivano anche la stretta di mano virtuale, i complimenti anche da parte di Alberto Fortran, i complimenti nei confronti di Melissano come portiere mostruoso in gara 4, particolarmente bravo in quel frangente con le sue 8 parate. Molto, molto bene, quindi passo la palla al volo. Mark, se riesce, se ci sente, se ci sta seguendo da Twitch. Live. Sì, sì. Se può entrare via anche lui per due paroline finali, insomma, per voi che siete... Vedo sia su code. Sta su COD, sì, però stavo seguendo la live, okay. Tranquilli. Io intanto volevo fare i ringraziamenti a tutti, tutti i nuovi team che hanno partecipato. Abbiamo visto delle belle partite, molto rispetto degli avversari, si sono divertiti, penso soprattutto si sono divertiti. Come dicevamo all'inizio, ieri, la parola d'ordine era divertirsi, l'abbiamo ripetuto tante volte, non ci sono i fenomeni sports qui a giocare a questo torneo, era giusto per stare in compagnia, per riempirci le serate che siamo stati costretti tra virgolette a vivere a casa, quindi sembrava giusto fare qualcosa per unire la community, stare tutti insieme, farci gli auguri post Natale e per l'anno nuovo, sperando di avere un 2021 che sia diverso dal 2020. E... Speriamo! Speriamo. E... Niente, poi stavamo parlando prima, io e Marco, dell'idea di cambiare leggermente il format e riproporlo per la Befana. Vi lancio... Attenzione. Voi non saranno con le scope, questo sarà il cambierà il format. Cambieremo un po' la grafica, allora, dai. Scusa Marco, adesso un attimo nel chill, nel simpatico. Domani me la vedresti una live con un discorso di fine anno di Andrea Fitandre? Cari italiani, care italiane, viva la fattoria, cari ingegneri. Per me si può fare, non credo che sia d'accordo lui, però come facciamo? Quello è il problema. Come facciamo? Non possiamo costringere, colleghiamo davanti a una web.
Io sottoscrivo, sono d'accordo, per me va benissimo. Beh, Marco, sarebbe divertente quello, tu, dai, nel torneo. Del torneo? Il torneo è stato, credo, un successo. Poi importante era il divertimento, far divertire i player, vedere qualche match anche in live, vedere un po' di partite, un po' di azione, no? E credo che, insomma, ci sia stata sia l'azione sia il divertimento. E quindi penso che anche solo per questo possa essere considerato un successo. Poi chiaramente vedremo un po' se c'è modo anche di riproporlo in versione... diciamo Befana, non so come definirlo, però insomma, volentieri. E siamo speriamo. Andrea Badolato da Befana, cavolo, sarebbe bello portarlo in campo, cos'è un film campo, cos'è il prossimo, hai letto il copione del prossimo film di Dario Argento? Il titolo ci stava, in effetti. Deve starci. No, dai, comunque vediamo un po' cosa riusciamo a fare, dai. Ovviamente, come detto prima, ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, si sono impegnati anche quando avevano delle difficoltà di orario a dircelo prima, certo. In modo tale che noi siamo riusciti ad accontentare tutti, a far giocare tutti, a far divertire tutti. Sì. Grazie a tutti. Sì, la disponibilità soprattutto anche dei player, dei team, delle squadre, quindi grazie e grazie chiaramente a tutti voi. Ora magari Luca passerà invece ai ringraziamenti, diciamo, dei singoli. Non so se l'avete già fatti, mi sembra di no. Così possiamo poi... Non so se le interviste le abbiamo fatte? No. Non abbiamo... Siamo riusciti a prendere qualcuno, a raccattare qualcuno, no? Qualche voce... Intanto, follow qua! Grazie, facciamo un ringraziamento. L'abbiamo perso, Andrea, non lo sento più. No, è ubriaco, tranquillo. No, stavo dicendo... Ha sbocciato, prima di Capodanno. No, non avete sentito. Approfittiamo anche per lanciare un messaggio nazionale e sociale. Mi raccomando, domani niente assembramenti, per favore. Tanto in 2-3 in casa si sboccia lo stesso, se volete. Allora, a parte quello, però io stavo parlando, il problema è che penso di avere le cuffie, quindi col microfono attaccato, invece c'ho il microfono da inviato estero, e l'avevo appoggiato un attimo sul divano. Volevo dire che nel mentre stava parlando Marco, cioè, è arrivato un nuovo follower, ma 5,90, se non mi sbaglio. Ma ne ho visti diversi anche ieri, in realtà, i ragazzi che ci stanno seguendo per la live. È vero, ieri abbiamo notato tanti nuovi follower, e soprattutto non ci aspettavamo con Rocket. Un buon seguito. Ha fatto, 22 spettatori, ragazzi. Ha fatto pensare, ma non solo gli spettatori, sono state tante nuove iscrizioni al canale. Sì, confermo. Molto bene, grazie mille, ci siamo permessi un finale un più simpatico con Doc in microfono da inviato, Mark in missione di pace direttamente da Modern Warfare. Io direi che siamo essenzialmente alla conclusione. Non confermo la live di domani, nel dubbio vi rimando ai nostri social, in particolar modo Instagram, per seguire da vicino anche le storie dei vari piloti e il divertimento, i commenti, un po' di goliardia in più. Ed ovviamente anche il nostro canale Telegram, poiché da lì avete tutti quanti i link diretti per le eventuali live, i risultati dei campionati ufficiali su Formula 1 2020. Per quanto riguarda Formula 1 2020, per gli interessati, ricordo ancora che il 4 saremo in Olanda e poi in Austria, per quanto riguarda il campionato con le vetture da Formula 2 del 2020. E quindi direi che siamo essenzialmente in conclusione. Ringraziamo chiunque ci abbia aiutato anche nella realizzazione di queste live, di ieri sera, di questa sera, nell'organizzazione di queste tre giornate con questo Fit Rocket Christmas. Scusami, voglio ringraziare Sdem e Luca, che stasera ci hanno permesso di mandare in onda anche la finale, terzo e quarto posto. Ok, thank you so much. Molto bene, ringraziamo. E ringraziamo anche la regia di Alessandro Pietracatella, Benny, che ci ha permesso di vivere tutto quanto in live qui su Twitch. Grazie, Ale. Grazie a voi, grazie
a tutti quanti e buon anno. Molto bene, buon anno anche da parte mia, da parte in generale di tutta la community. Avremo poi il sito www.formulaitalianteam.com per scambiarci anche gli auguri. Insomma, siamo davvero ovunque, vi aspettiamo a braccia aperte, virtuali, e speriamo, come detto, nei prossimi raduni della nuova annata di vederci il prima possibile. Abbiamo visto quanti portieri amiamo su Formula Italian Team, e quindi qualche partita di calcetto, oltre alla solita cartata nei vari raduni, sicuramente. Arbitra Ernesto. Sì, perché sono arbitro amatoriale, quindi... E quindi sicuramente avremo l'occasione. Però noi credo siamo peggio dei bambini, degli allievi. No, dei giocatori ce ne sono diversi comunque. Dicevo, come c'ho il segnare i tagli facili, c'ho pure il cartellino facile. Ecco. Arbitro, stai, non tocca, fuori, vai fuori. Attento, ci vuole ritornare poi a casa, signore Ernesto. No, mi dissocio. Popi, mi dissocio anche io. Da 10 giri richiesti a 10 giri di campo dopo un attimo, passa poco. Molto bene, è bello chiudere questo 2020 così, ridendo, scherzando tutti insieme, e quindi speriamo di avervi intrattenuto, di avervi fatto passare qualche ora un po' spensierata in questa annata. Vi ringraziamo tutti, siete stati bellissimi nel corso di questa stagione, di questo approdo anche qui su Twitch da parte di Formula Italian Team. Siamo definitivamente in conclusione, vi rimando un minuto ai social per vedere se troveremo modo di fare un po' di just chatting domani sera, nel dubbio, come detto ancora una volta da parte di tutta la community, buon anno e speriamo che vada tutto bene. Io come sempre vi saluto, vi do la buonanotte e mi raccomando, andando a presto solo se fit non è live. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte e ancora auguri.